montaggio e l'uso dell'apparato PASCO AP8210 camera di Millikan per la determinazione della carica dell'elettrone. La confezione include, oltre alla camera di Millikan vera e propria che descriveremo in seguito, il suo alimentatore, che serve alla fonte luminosa, una confezione di olio minerale, un vaporizzatore per l'olio minerale ed il manuale originale. Per utilizzare l'apparato sono necessari un alimentatore capace di almeno 300 volt in DC, per esempio il PASCO SF9585A, un ohmetro o un multimetro digitale. Si consiglia, per una posizione più comoda dell'apparato, l'utilizzo di una base pesante e di due aste, vedremo poi il montaggio. Infine, per far visualizzare ciò che si vede nel microscopio a tutta una classe, può essere utilizzata una comune flexicam. L'apparato è composto dalla zona che contiene la camera vera e propria, il comando, appoggiabile sull'apparato con la striscia in velcro, per invertire la polarità dei condensatori o togliere il campo elettrico, la sorgente di luce che illumina l'interno della camera e permette di vedere le goccioline, il microscopio con cui si osservano appunto le gocce, una bolla per porre l'apparato in piano e, visibili dall'altra parte, i connettori per mantenere la differenza di potenziale nel condensatore e due connettori che sono collegati a un termistore interno che consente di misurare la temperatura dell'aria all'interno della camera. Vediamo ora il cuore dell'apparato. Cominciamo col tappo di plastica superiore, forato al centro, che permette di spruzzare l'olio al di sotto. Si trova poi una spugna di protezione che va naturalmente rimossa per l'esecuzione delle misure e serve solo per stoccaggio e trasporto. Potete sollevare il cilindro di protezione che include da un lato una lentina per la focalizzazione della luce che è anche anticalore e limita l'ingresso di calore all'interno della camera e dall'altro presenta il foro attraverso cui funziona il microscopio. Immediatamente sotto troviamo un tappino in plastica forato ad angolo retto. Esso permette di far entrare nella camera una piccolissima quantità di gocce. Vediamo ora la camera di Millikan vera e propria. La sua parte superiore è costituita da una piastra con un microforo al centro che permette il passaggio delle gocce. Immediatamente sotto si vede una parte in plexiglass che delimita effettivamente la camera. La camera ha dimensioni di circa 7 mm di altezza per 20 di diametro. Vediamo infine la piastra inferiore del condensatore, cioè il pavimento della camera. Su di essa si nota un piolino in plastica dove è incassata una sorgente di radiazione alfa che permette la ionizzazione delle gocce. Si vede anche la levetta di comando a tre posizioni. Le tre posizioni sono quella di misura, quella centrale che viene utilizzata quando si soffiano le gocce, essa apre un piccolo sfiato per ridurre le turbolenze, ed infine la posizione alta, nella quale la sorgente alfa è esposta verso la camera e ionizza di conseguenza le goccioline. Per il principio di funzionamento della camera di Millikan si faccia riferimento al documento incluso su questo stesso disco o disponibile presso la Eli Italia. Se utilizzate lo stativo visto prima, potete porre la camera ad un'altezza più comoda per l'osservatore che utilizzerà il microscopio. Utilizzando le regolazioni dello stativo o i piedini regolabili di cui è dotata la camera, ponete l'apparato in bolla. Questa regolazione è essenziale per limitare la deriva delle goccioline durante la misura. Collegate l'alimentatore alle apposite boccole rosse e nere presenti sul retro dell'apparato. L'alimentatore deve essere in grado di fornire almeno 300 volt DC e non più di 500.
Collegate anche i puntali dell'ometro alle due boccole bianche poste vicino. Si noti che il microscopio ha due messe a fuoco. Quella più vicina all'occhio dell'osservatore è il fuoco del reticolo, mentre quella più vicina alla camera è la messa a fuoco delle gocce. Accendete la sorgente di luce, è sufficiente inserire il connettore. Togliete il tappo alla camera. Rimuovete il pezzettino di plastica col foro angolato, riponetelo in posto sicuro, ed estraete dalla sua sede a vite un secondo tappino che incorpora un piccolo ago. Infilando l'ago nel microforo che sta nella parete superiore della camera di Millikan, lo si vedrà attraverso il microscopio. Guardando nell'oculare vedrete l'ago fortemente illuminato ed il reticolo inizialmente fuori fuoco. Questa ripresa è effettuata con una flexicam e quindi mostra una forte zona di abbagliamento che naturalmente il vostro occhio non vede. Cominciate col mettere a fuoco il reticolo utilizzando la messa a fuoco più vicina al vostro occhio e poi mettete a fuoco l'ago utilizzando l'altra messa a fuoco, quella più vicina alla camera. Utilizzando le due viti di regolazione che si trovano sulla sorgente luminosa, centrate la luce in modo che l'ago appaia illuminato al centro e il più brillante possibile. La luce va così a cadere esattamente dove scenderanno le gocce. Per effettuare le misure, rimuovete l'ago utilizzato per la messa a fuoco e riavvitatelo nell'apposita sede. Rimettete il tappino in plastica col foro angolato, badando bene che il foro sulla faccia piatta sia sotto, altrimenti le gocce non possono entrare nella camera, e rimettete il tappo forato. Adesso si appoggerà lo spruzzatore. Dopo aver riempito lo spruzzatore, date due o tre colpi a vuoto finché non esce una nuvoletta di gocce d'olio. A questo punto ponete la levetta della camera nella posizione centrale, spray droplet position, appoggiate lo spruzzatore e date un colpo forte e secco. Riportate la levetta nella posizione di misura, la più vicina al microscopio. Guardando nel microscopio vedrete una nuvola di goccioline ed il reticolo. È possibile che nel vostro campo cadano decine o centinaia di gocce, troppe per poterne seguire una. Vedremo ora come isolarne una. Regolando dolcemente la messa a fuoco delle gocce, vedrete andare a fuoco diversi piani di gocce o sparire del tutto. In questo caso dovete tornare indietro. A questo punto accendete l'alimentatore e regolatelo su qualche centinaio di volt. Consigliamo di fare le misure tra 400 e 500 volt. L'assorbimento in corrente dell'apparato è estremamente modesto. Qui non è nemmeno rilevabile. Nel caso non vediate alcuna goccia, è possibile che il microforo nella piastra superiore della camera si sia otturato. In questo caso accedete alla piastra, pulite i vari componenti con carta assorbente e facendo passare lo spillo nel foro e pulendo il foro stesso cercate di riaprirlo. Potete anche semplicemente soffiarci dentro. Familiarizzate con il comando che permette di invertire la direzione del campo. Esso è collegato all'apparato mediante un filo per limitare le vibrazioni. Ha tre posizioni. Nella posizione centrale non vi è campo elettrico all'interno della camera. Le due posizioni laterali, il campo ha direzioni opposte. In realtà non ha importanza controllarne la polarità, in quanto quello che ci interessa è solo il comportamento delle gocce. Torniamo all'oculare subito dopo aver spruzzato. Saranno visibili moltissime goccioline.
portate la levetta dell'apparato nella posizione di ionizzazione, quella più lontana dal microscopio, per 5-10 secondi. Dopo aver ionizzato, provate ad attivare l'interruttore che inverte il campo elettrico. Vedrete che le gocce cominciano a reagire al campo. Qui, per esempio, vediamo la posizione centrale, la posizione a sinistra dell'interruttore, la posizione a destra. Alcune gocce salgono o scendono a seconda dell'orientamento del campo. Quando vi è assenza di campo, posizione centrale, le gocce si limitano a cadere a una velocità estremamente modesta. Le tacche che vedete sul microscopio sono di un decimo di millimetro. Le tacche più spesse distano mezzo millimetro l'una dall'altra. Per pulire un po' il campo dall'eccesso di gocce, potete caricare per qualche secondo con le particelle alfa e poi azionare alternativamente l'interruttore del campo elettrico verso l'alto o verso il basso, sino ad arrivare ad isolare, in modo da non confonderla con altre gocce, una goccia che reagisca al campo. Per esempio, in questa inquadratura, questa reagisce al campo. Il campo è in alto, manca, il campo è in basso. Questa è adatta alla nostra misura. Incominciate a misurare i tempi di caduta libera della goccia portandola su e, per esempio, misurando il tempo che ci mette a percorrere un millimetro da adesso, un decimo, due decimi, tre decimi e così via, finché arriverà qui. Poi, col campo elettrico, la riportate su e prendete un altro tempo di caduta libera. Questo per una decina di volte. Dopo qualche misura, il campo si sarà molto pulito ed è probabile che vi rimanga solo la goccia che state esaminando. Come riportato sul formulario, la misura dei tempi di caduta libera, che vi consigliamo di fare su 1 o 2 mm, vi darà la massa della goccia. Risulta naturalmente molto più comodo operare in due persone, una che aziona il cronometro guardando nel microscopio, l'altra che tiene nota dei tempi. Dopo le cadute libere, incominciate a prendere i tempi della goccia sotto campo. Per esempio, adesso la facciamo scendere e si cronometra, tac, il tempo che ci impiega a compiere un millimetro o due, dipende naturalmente dalla velocità a cui va la goccia e quindi dal tempo che risulta comodo. Proviamo un millimetro su questa distanza, tac, tac, e così via. Ancora una volta, 10 tempi di salita, 10 tempi di discesa. Questi dati, inseriti nel foglio elettronico Excel fornito su questo stesso disco disponibile presso la Elitalia, vi daranno direttamente la carica della goccia. Presi i 30 tempi, 10 di caduta libera e 10 per ciascuna direzione forzata dal campo elettrico, aprite la ionizzazione delle particelle alfa e lasciate trascorrere 10-15 secondi, continuando a cambiare il campo elettrico, fin tanto che la velocità della vostra goccia non cambia visibilmente. A questo punto la goccia ha assunto una nuova carica. Ripetete il set di misure forzate, cioè sotto campo. Per esempio, adesso la facciamo scendere, vai, e visibilmente ha impiegato meno tempo di prima a scendere di un millimetro. Se i tempi cambiano bruscamente tra una misura e l'altra, per esempio misurate 5 secondi, 4,9, 5, 5,1 e improvvisamente 4,5, è probabile che la goccia abbia cambiato carica. In questo caso interrompete la raccolta di dati su quella goccia. Questo metodo permette di raccogliere dati sulla stessa goccia per diverse cariche della stessa goccia. Tante più misure farete, tanto più precisa diventerà il vostro risultato. Consigliamo di seguire almeno 4 o 5 gocce, ciascuna con 2, 3 o 4 cariche diverse,
dipende sostanzialmente dal tempo che avete a disposizione. Naturalmente potete accumulare risultati giorno per giorno. Durante la misura tenete conto della lettura del termistore che vi dà la temperatura all'interno della camera. Ciò fa variare la viscosità dell'aria, che è un parametro essenziale nei nostri calcoli. Ci sembra importante sottolineare che, sebbene l'esperimento consenta di calcolare la carica di una singola goccia, è solo un'attenta analisi dei dati che permette di ricavare la carica dell'elettrone. Effettuando un buon numero di misure, si noterà come le cariche calcolate tendano a disporsi come multipli interi di un valore più piccolo. Questo è un buon indice della natura quantizzata della carica elettrica. Per migliorare l'illuminazione all'interno della camera, specie se utilizzate una flexicam, è sufficiente porre un piccolo pezzo di carta, circa 6 mm x 20, piegato all'interno della camera, nella posizione diametralmente opposta al punto dove entra la luce dalla lampada. Questo pezzettino di carta può essere sempre lasciato dentro durante le misure, ma ricordatevi di controllare che non si sposti se spostate l'apparato. Su questo stesso disco è incluso un file Excel diviso in più fogli dove si trovano risultati sperimentali tipici. Qui vediamo i risultati per la prima goccia, sono stati presi due cariche diverse, e una seconda goccia dove sono state prese quattro cariche diverse. Sul primo foglio è riportato il calcolo che permette di ricavare la carica della singola goccia e poi quella dell'elettrone. Vi consigliamo di guardare in dettaglio questo file con i commenti che si trovano al suo interno. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi sono a vostra disposizione.